Ecco qui, allora, i Blue Devils, Capitan Muratore, sempre là te le fa l'intervista, sì, sempre seduto così, comunque. Un'altra vittoria mondiale, la terza di fila, diciamo che è stata sul serio questo torneo. Sì, sì, bellissimo, per ora andiamo alla grande. Senza Minella ancora meglio, visti i risultati. Eri più tranquillo oggi pure. Hai visto, non c'è il ciclone e si vince alla grande. Si offenderà per questi. Ma ancora tuo fratello non vuole giocare a questo mondiale? No, mio fratello ancora... Vabbè, perché non c'è? Perché era Carini. Okay. Però c'è Termini. C'è Termini che è venuto già, sono disponibile. Senza portiere siamo stati, però abbiamo vinto 3.7. Mi pare che siamo la migliore prima, vero? 3.7 tutte e tre le volte, quindi. Forse qualcosa in più i Rosenborg, se non ricordo male. No, 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 erano a 6.5, ieri hanno fatto 3 punti. Ah. Quindi siamo sotto. E adesso praticamente ci tocca giocare il 9 luglio, ho visto. Quindi fra due settimane. Esame, quindi. C'è pure un esame. Una bella giornata, sì, speriamo che vada bene. Speriamo che va bene tutto. E Nick poi fa qualche altri 3 gol. Avete qualche desiderio, qualche speranza di incontrare qualche squadra? Allora, mi pare che dovremmo giocare contro la vincente tra la quarta migliore seconda e la prima migliore terza. Quindi dovrebbe essere abbordabile il quarto di finale. In teoria. E poi dalla semifinale. Speriamo di recuperare sia Falletta che mio fratello. Ma sbaglio, è la prima volta che oggi giocate contro un ex Blue Devils? Sì, di prima. Infatti io, mentre ho fatto gol, sono andato a soltare con lui, mi sono confuso. Solo che lui non, mi sa che non l'ha capito, perché poi quando ha segnato mi è venuto di dire... Non so che avrà pensato. Sì, ha pensato male, però io non l'ho fatto apposta. Vabbè. Ok, ci vediamo alla prossima, ciao. AS Tronzi, bella vittoria in rimonta, ma ringraziate quell'uomo lì, D'Agostino, che gli ha evitato, diciamo, la figuraccia, ecco. Dopo che vinciamo 4-0 non possiamo permettere. Sul 4-0 diciamo bisogna gestirla meglio la partita. Sì, in 5 è staccata. Tra l'altro partita molto bella, soprattutto con bei gol, Romeo, uno di questi. Laccio, diciamo che mi è riuscito. Anche gli avversari per una fatta di più. Sì, sì, quello di la mattina che diciamo fu il gol fotocopia, sì, forse al suo. Sì, sì. No, ma l'ho giocato da falli. Infatti, abbiamo regalato spettacolo all'arbitro. Tra l'altro, fate un applauso all'arbitro, però, che ha arbitrato divinamente. Tra l'altro apro una parentesi. Questo video mettiamolo. Certo. Apro una parentesi. Buttafuoco ha vinto contro Catanzaro. Tra gli FC Eagles. Tra l'altro gli altri tuoi compagni erano pure spettatori. Sì, li abbiamo invitati apposta perché ce n'è da. Vuoi dire qualcosa a Catanzaro? Niente, tanto giochiamo insieme, è meglio che è bravo pure lui. Il prossimo anno puntiamo alla vittoria gli FC Eagles. Va bene, adesso entrate nelle fasi finali del mondiale, in bocca al lupo. Grazie. Ok? Ciao ragazzi, ciao.